Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti a questo nuovo video della serie di Metal Gear Solid. Nello scorso episodio siamo riusciti a sconfiggere Liquid che era a bordo dell'AMD sul tetto della torre, credo che fosse la B. E praticamente siamo riusciti allo stesso tempo a ricevere la buona notizia da Otacon che ci ha informato che l'ascensore magicamente ha ripreso a funzionare. Molto probabilmente la torre stava sul cazzo a Liquid, quindi giustamente sarà un pochino indispettita dal suo attacco improvviso e col fatto che l'abbiamo messo KO, giustamente ha ripreso magicamente a funzionare, mi sembra giusto. Quindi cosa facciamo ora? Lo sfruttiamo, questo momento meraviglioso dove andiamo a prendere l'ascensore per dirigerci. Snake, l'ascensore funziona! L'hai riparato? No, questa è la cosa strana! È partito tutto da solo, ora sta salendo! Ah sì? Bene. L'esplosione di prima, che cos'era? Ho dovuto eliminare l'elicottero. L'elicottero? Ma è incredibile, Snake! Ascolta, ho bisogno di sapere esattamente che cosa fare. È questa la strada per arrivare al Metal Gear? Certo, l'ingresso della base sotterranea si trova verso il fondo del nevaio lì davanti. Va bene, cercati un posto sicuro dove nasconderti per un po'. Sto per andare di sotto. Lo so, non hai bisogno di dirmelo. E stammi fuori dai piedi. Non cercare di fare l'eroe o altre sciocchezze. D'accordo, chiamami se hai bisogno. Molto volentieri. Comunque, stavo dicendo, ci dobbiamo dirigere sfruttando l'ascensore verso il nevaio, dove, oltrepassando il nevaio, a giusto appunto, dovremmo riuscire ad arrivare verso la base del Metal Gear dove viene custodito. Adesso, qui abbiamo già fatto tutto, abbiamo contattato anche il colonnello nello scorso video, quindi siamo a posto. E la carta e ci dirigiamo verso l'ascensore famoso. Ecco, a posto. Eccoci qua, ragazzuoli. Adesso andiamo a prendere l'ascensore. Che mi fa ancora strano sapere che ha ripreso a funzionare così alla cazzo, cioè senza che nessuno lo doveva toccare. Solo di quegli interrogativi che nei videogiochi stranamente non trovi mai una risposta, però fa sempre piacere sapere che ci sta sempre uno svolgimento inaspettato che ti fa rimanere un po' perplesso. Anche se rimanere perplesso non so se possa definirsi. Aspetta, ma io ragazzi non mi ricordo se c'erano le telecamere, abbiate pazienza, ho il trauma. Ho preso il trauma negli ultimi episodi, non mi ricordo se ci stanno qui le telecamere, però ho bisogno di essere un attimo un po' prudente perché non voglio che mi facciano di nuovo bubussate. Guarda mo, guarda mo. Vedete? Io purtroppo mi dimentico le locazioni, però ero sicuro che ci fossero, quindi ora dobbiamo scendere fino al punto in cui Otacon aveva spostato quei scatoloni grossi e prendere appunto l'ascensore. Farci ancora qualche scalino, in teoria dovrebbero bastare le ciaffe. Non dovrebbero finire. Eccole là. Ok, ne rimane soltanto una. E ne lancio un'altra, che schifo non fa. Quaccio! Quaccio! Granate sono rimaste. A posto. E andiamo. E questa era l'ultima. Adesso andiamo a sfruttare l'ascensore. Che ci dirigiamo verso il nevaio, tranquilli e pacati. Vediamo un po'. Eccolo qua. Ha ripreso a funzionare magicamente. Non so voi, ma faccio così anche negli hotel io, quindi abbiate pazienza che sono molto infame con gli ascensori, non mi piace aspettare. Eccolo qua. Buongiorno. Cos'è, ho già raggiunto il limite massimo di peso? Quanto cazzo pesi, Snake? Cos'è sto rumore? Vai pure al piano terra. Ok, Snake, c'è qualcosa che prima ho dimenticato di dirti. Sarebbe? Nel mio laboratorio c'erano 5 mimetiche ottiche allo stadio di prototipo. Va bene, e allora? Se togli quella che sto indossando ora, ne restano 4. Mi hai chiamato per farmi una lezione di aritmetica? Pensavo di procurartene una, così sono tornato al laboratorio e E? le 4 tute non c'erano più.
Inoltre, per quanto riguarda l'ascensore che ho controllato, è davvero strano. È come se qualcuno lo stesse tenendo intenzionalmente fermo. Quando ci sei salita, si è attivato il segnale del limite di carica. Ecco, questa è un'altra cosa che mi ha fatto riflettere. Il segnale si è attivato e io sapevo benissimo che da solo non potevo superare i limiti di peso. Quanto pesi? 62 kg, mentre l'ascensore ne regge 300. Ci vogliono almeno 5 persone come te per raggiungere quel limite. Guarda fuori, Snake! I tizi che mi hanno fregato le memetiche sono lì con te! Ma non ci credo, dai! Troppo tardi, Snake! Ora morirai! Bene ragazzi, io siccome sono cieco come una talpa, visore termico, FAMAS, non abbiate paura, sparate! Sparate come se non ci fosse un domani, tanto sono tutti ammucchiati nello stesso punto. Oh, quanta vita hanno sti qua? Dai, dimmi che è morto, dimmi che è morto. Ce la siamo scampata bella. Soddisfacente, vero? Oddio. Tra l'altro senza subire danno, quindi ragazzi, tanta roba. Tanta roba. Vedete? Il mio cervello che riesce a goderne altri 4 in contemporanea. Tanta roba. Che brutto rumore. Che brutto rumore. No, ragazzi. Sono traumatizzato da sto rumore di merda. Quanto lo odio. Dov'è? Dove stanno? Ho paura. E poi non mi fanno neanche guardare sopra. Come se... Ah, ma qua era... Ah, ma era lo scalino scassato qua. Questo era il famoso punto che non potevo scendere perché era scassato. Cioè, tutta sta manfrina, alla fine dei conti, soltanto perché non aveva voglia di fare un balzo. Non è che dico tanto, non è che devi saltare due torri con un salto. Era soltanto questione di 2 metri neanche. No, no, Snake, no, no, Snake, mi deludi, così mi deludi. Eccola lì la torre. Allora, siccome io prima ho sentito un rumore che... Guarda, intanto la lancio che... Che cavolo, ragazzi, no! Ragazzi, non so neanche quante sono... Guarda, mo, che si era postata là, l'infame che non sei altro. No, guarda l'altro lato. Ma ce n'è un'altra anche là. Ok. Dimmi che non sono tutti i corridoi con una cavolo di telecamera, perché ragazzi diventa complesso, se no. Guarda mo che c'erano anche qua sopra, guarda mo. Scappa, 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 vai via, vai via.